Zanetti è il cognome, ma è anche, so, evoca delle immagini tipo da scuole superiori. Ma per me ogni volta che vedo qualcuno che mi viene da sentire è un miracolo comunque, non è mai scontato. Posso dire che in quello che cerco di fare ci metto tutto quello che sono e che posso, per cui tutto quello che posso dare io lo do. Spero che possa essere un regalo o una cosa che può servire in qualche modo, ma meglio più di fare così non posso. Partendo dai miei limiti tecnici, non essendo la tecnica proprio una cosa molto importante nel mio progetto, è diventato quasi un tratto della parte dell'identità del progetto, perché anche l'idea di usare pochi accordi e di volutamente non affinarla neanche troppo la tecnica per dare, cioè parte comunque da un approccio punk. Chiaro che piacerebbe che si evolvesse, che ogni disco, ogni EP, ogni progetto avesse una sua identità che può cambiare, che, cioè, l'idea di fare anche un progetto più o meno solista è anche quello di avere più libertà possibile. Possibili, poi in un secondo momento magari per finirlo. Influenza quasi di più la letteratura, forse. Sì, poi anche quel tentativo lì. Cioè in passato non mi ero ritrovato più a leggere poesia o letteratura per cercare di metterci qualcosa dentro. Nello scrivere cercavo un'urgenza, cioè non ho cercato, poi magari in secondo momento nello scegliere che pezzi usare o no, sì, però nello scrivere e nel fare ho cercato di assecondare l'urgenza personale e di fare qualcosa che volevo veramente fare, che non mi sarei stancato. Qui non pensavo tanto di non fare qualcosa, stavo cercando più di pensare a che cosa fare. I'm